stadio del Duca di Ascoli, di fronte a Ascoli e Pescara, partita che ha poco a vedere con la C, ma tant'è, Biancazzurri senza Lonardi, 6 mesi di stop, infortunio grave al ginocchio, gioca squizzato davanti, rientra Bentivegna nel tridente completato da Vergani e Cangiano sulla panchina dell'Ascoli, il neotecnico Di Carlo dopo 17 anni, tutto chiarito con Baldini. Di Carlo opta per uno schieramento molto offensivo, 4-2-3-1, c'è questa punizione di Cangiano, la palla sfiora la traversa della porta difesa da Livieri, ci riprova il Pescara, grande approccio da parte dei biancazzurri, non c'è il rigore clamoroso, colossale, non concesso al Pescara, sul versante opposto ci prova Varone sul cross di Marsura che è stato tra i migliori della squadra bianconera, grande risposta, grande parata di Plizzari, poi il gol dei biancazzurri, guardate, fa tutto da solo Vergani che gira Gagliolo e poi con questo destro riesce a praticamente fare fuori il portiere dell'Ascoli, Livieri, veramente lo incenerisce, grandissimo gol di Vergani, il primo in questo campionato, non segnava dal 23 dicembre scorso, poi ancora Vergani, la rapidità sull'ennesimo errore di Menna, uno dei centrali della formazione bianconera, la grande parata di Livieri, ci riprova di nuovo Vergani sul corner successivo, il primo colpo di testa di Pellacani, il secondo di Vergani, la palla termina al lato, poi al 44esimo, qui il Pescara si distrae, cross di Tirelli in spaccata Varone, non trova la porta, mentre nel secondo tempo grandissima chance per Vergani dopo un ottimo capovolgimento di fronte, la transizione portata da Balzania e dallo stesso Dagasso, calcio addosso al portiere, poi Moruzzi che prova con il destro, sorpreso Livieri che riesce però ad opporsi con il petto, attenzione, parte in dribbling Marsura, troppo morbida l'opposizione di Squizzato, il cross, c'è l'inserimento di Corazza da attaccante vero, classe 91, va ad anticipare sia Moruzzi che Plizzari, 1-1 il pareggio della squadra di Domenico Di Carlo, rivediamo ancora una volta il gol di Corazza, quinto in questa stagione, e poi il traversone di Moruzzi subito dopo il gol con il piattone, lo apre benissimo Bentivegna, da ex ormai è prassi, non esulta, 11 presenze da gennaio a giugno 2017 in Serie B con l'Ascoli, il pallone viene dunque calciato in modo perfetto, ma soprattutto il traversone di Moruzzi che viene messo tra i difensori centrali e il portiere, un cross tagliato insidioso, bravissimo Bentivegna ad approfittarne, poi ancora il Pescara minaccioso con Balzani, altro ex della partita, la palla termina di un soffio al lato, siamo al 68esimo, il Pescara in vantaggio per 2-1, ci prova ancora la formazione biancazzurro, Merola che aveva sostituito Bentivegna, un rigore in movimento, spedisce altissimo su assist di Balzania, siamo all'85esimo, ancora Marsura, entra in area, palla in mezzo e grande opportunità che viene cestinata da Duffizzi, classe 2004, entrato in corso d'opera, questa è l'unica vera opportunità del secondo tempo, al di là del pareggio creata dall'Ascoli, e poi Caccavo, entrato da poco in campo, viene espulso, cartellino rosso, dunque espulsione diretta perché va a scalciare Ferraris che gli è entrato in corso d'opera, 5 minuti di recupero, Pescara batte Ascoli al Del Duca 2-1, consolida il primato, terza vittoria consecutiva, quarta di fila in trasferta.